Thank you.
Sindaco, quanti sindaci sono venuti? Ma siamo, penso, 12-13 comuni a rappresentare. Il più lontano, da dove viene? Il più lontano è il sindaco La Rosa, che viene da Niscemi. Poi accanto a me c'è l'assessore Pastorello, che viene da Caltanissetta. E da Caltanissetta, per la fiorata di Acquaviva, cosa si sente di dire? Che sono rimasto meravigliato dalla bellezza della manifestazione e commentavo con l'amico Salvatore proprio l'originalità della manifestazione, che deve essere promossa perché deve portare turismo. Un giudizio estremamente positivo allora. E allora vogliamo dire qualcosa su questa breccial fiorata di Acquaviva Platani? È una meravigliosa iniziativa del sindaco Caruso e della comunità di Acquaviva, veramente straordinari i colori, meravigliosi i ritratti che sono stati fatti. Io poi particolarmente onorato perché ho qui rappresentato il mio santo patrono, che è San Vitale, il patrono di Castronovo di Sicilia. Quindi per me di Sicilia ad Acquaviva particolarmente Platani. Orgoglioso di essere qua oggi nella doppia veste di castronovese, ma di sindaco della comunità di Castronovo, nonché grandissimo amico dell'amico Salvatore Caruso, a cui faccio tanti auguri e tanti complimenti per questa splendida manifestazione. Ok, grazie. Assessore. Buonasera. Acquaviva Platani, in festa, inaugurazione, la breccial fiorata, cosa si sente di dire? Acquaviva in festa. Noi siamo ormai giunti alla terza edizione di questa bellissima manifestazione. Gli acquavivesi ormai si sono affezionati perché rappresenta la tradizione, la cultura, il folklore, è piena di colori, una bellissima manifestazione. E speriamo di continuare a ripeterla così negli anni e di portare il nome di Acquaviva Platani fuori dal nostro vallone, fuori addirittura dalla Sicilia. E diciamo che ce la stiamo mettendo tutta, abbiamo iniziato a pubblicizzarla anche all'estero in diversi siti, sia italiani che stranieri, e i volontari sono stati bravissimi, che dire, lei stessa ha visto le immagini. Grazie. Prego. Si sono dedicati, un gruppo si è dedicato alla costruzione dei pannelli, che come vede breccia, e poi i disegni sono fatti direttamente sulla breccia e colorati, e un gruppo si è dedicato agli addobbi floreali, quindi ornamentali, tipo le rose, i fiori, tutto ciò che riguardava, insomma, tutto gli ornamenti. Originale, tutto originale. Made in Acquaviva. È tutto creatività, è tutto di Acquaviva. Sì, ok, sì. Assessore. Grazie, signor Paolo. Banda musicale sta suonando, ecco, per le vie del paese, attraverso, ecco, a visitare la breccial fiorata di Acquaviva Platani.
speriamo di non so. Sara Nuana, superiore della confraternita del Santissimo Sacramento di Campofranco, Brecciale Fiorata qui ad Acquaviva Platemi in questa edizione del 2016. Cosa possiamo dire? No, innanzitutto questa è la terza edizione della Brecciale Fiorata di Acquaviva e sono rimasto contento, veramente non me l'aspettavo di tutta questa scenografia che hanno messo su gli acquavivesi. Il sindaco di Campofranco, Totò Danna, Brecciale Fiorata ad Acquaviva Platene 2016, cosa possiamo dire? Possiamo dire che questa è la terza edizione che ci fa avvicinare al comune di Acquaviva. È sicuramente un motivo di orgoglio per il comune di Acquaviva, ma anche per i comuni vicini. È un giorno in cui l'arte, la bella arte bisogna dire, l'impegno di tanti volontari, della Proloco, del parroco, dell'amministrazione comunale, dell'arte si aggiunge anche con la cristianità in occasione del Corpus Domini. E le immagini che vediamo qua sono veramente degne di essere ammirate da tutti quelli che vengono da vicino e anche da lontano. E allora possiamo dire che la Brecciale Fiorata di Acquaviva Platani è uno splendore? È uno splendore, anche quest'anno è un successo perché si è ampliata con nuovi quadri e nuove rappresentazioni e ha attirato parecchia gente e sicuro andrà sempre a migliorare negli anni.